Il prossimo brano lo legge invece Gea ed è tratto da un blog. Il blog si chiama Blimunda, tra l'altro ne abbiamo una anche qui, ma non è la proprietaria di quel blog. Il blog Blimunda è gestito da Barbara Sgarzi e questo è un post che risale in realtà a un po' di tempo fa, del 2009, ed è stato comunque scritto in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, però appunto, stiamo parlando quindi di 3 anni fa. Gea, a te la lettura. Forse quest'anno sono più pessimista del solito, o forse solo stufa, però la colata di ipocrisia che precede la giornata contro la violenza sulle donne mi sembra ancora meno tollerabile. Servizi al telegiornale, sì, articoli infiniti, dossier, prese di posizione da parte di donne famose, schieramenti di direttrici di giornali, video, blog e tutta la parafernalia delle occasioni socialmente utili. E poi il silenzio per altri 364 giorni, il femminicidio che continua, le botte, i soprusi, le disparità di trattamento, eccetera, eccetera. Lo so. Non fare nemmeno quello, ossia il pubblico endorsement per dire che no, non vogliamo più la violenza contro le donne e che sì, siamo tutte dalla stessa parte, ci vogliamo tanto bene e reagiremo con dignità e forza al prossimo schiaffone, forse è peggio, d'accordo, però insomma, quest'anno, visto che di farla passare proprio sotto silenzio non mi andava, partirei dalle cose piccole, da quelle vicino a noi, quelle che realmente possiamo controllare. Quindi smetterei almeno di farci violenza da sole, smettendo di autoimporci canoni da superwoman isteriche che pretendono di fare quattro cose insieme, tutte al meglio, e si colpevolizzano se gliene viene male una. Posando a terra il mondo che ci carichiamo sulle spalle ogni mattina per poi lamentarci che è pesante. Magari così scopriremo che lui, il mondo, va avanti benissimo anche da solo. Se proprio non riusciamo a vedere le altre donne come amiche e alleate, e a volte è davvero difficile, ne convengo, smettendo almeno di giudicare, stigmatizzare, accusare, triturarle per qualunque scelta facciano. Fanno figli, non ne fanno, li allattano, mischiano la polvere nel biberon, fanno carriera, non la fanno, hanno 350 uomini, hanno fatto voto di castità, sono lesbiche, fanno power yoga, tradiscono il marito con l'idraulico, sempre che ne abbiano trovato uno libero, credono nella Kabbalah, fanno le perpetue, ma a voi, Dio Santissimo, che cavolo vi frega? A noi tutte, che ci importa? Non diciamo sempre che abbiamo così tanto da fare? Possibile che invece il tempo di giudicare le altre lo troviamo sempre? Smettendo di salmodiare, qui devo fare tutto io, continuando però a farlo, smettendo semplicemente di farlo e accettando in cambio di non essere e non sentirsi più così indispensabili, perché a volte è quello che brucia. Smettendo di annullare la nostra autostima inseguendo canoni estetici falsati e irraggiungibili. E ancora, 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 perché queste sono solo le prime autopunizioni che mi vengono in mente, ma ognuna di noi ha il suo personalissimo modo di flagellarsi, ne sono certa. Sono piccole, piccole cose, magari però se smettiamo di prenderci a botte, metaforicamente e non, da sole e le une con le altre, avremo più forza per combattere anche quelle che arrivano da fuori. Ne resta ancora una, quella di Mary che chiude la serata. E
Mary legge in realtà una poesia che si intitola Non mi pento di niente ed è di Gioconda Belli. Dalla donna che sono, mi succede a volte di osservare nelle altre la donna che potevo essere. Donne garbate, laboriose, buone mogli, esempio di virtù, come mia madre avrebbe voluto. Non so perché tutta la vita ho trascorso a ribellarmi a loro. Odio le loro minacce sul mio corpo, la colpa che le loro vite impeccabili per strano maleficio mi ispirano. Mi ribello contro le loro buone azioni, contro i pianti di nascosto del marito, del pudore della sua nudità sotto la stirata e inamidata biancheria intima. Queste donne, tuttavia, mi guardano dal fondo dei loro specchi, alzano un dito accusatore e a volte cedo al loro sguardo di biasimo e vorrei guadagnarmi il consenso universale, essere la brava bambina, essere la donna decente, la Gioconda irreprensibile, prendere 10 in condotta dal partito, dallo Stato, dagli amici, dalla famiglia, dai figli e da tutti gli esseri che popolano abbondantemente questo mondo. In questa contraddizione inevitabile, tra quel che doveva essere e quel che è, ho combattuto numerose battaglie mortali, battaglie a morsi, loro contro di me, che sono me stessa, con la psiche dolorante, scarmigliata, trasgredendo progetti ancestrali. Lacero le donne che vivono in me, che fin dall'infanzia mi guardano torvo, perché non riesco nello stampo perfetto dei loro sogni, perché oso essere quella folle, inattendibile, tenera e vulnerabile che si innamora come una triste puttana di cause giuste, di uomini belli e di parole giocose, perché, adulta, ho osato vivere l'infanzia proibita e ho fatto l'amore sulle scrivanie nelle ore d'ufficio. Ho rotto vincoli inviolabili e ho osato godere del corpo sano e sinuoso di cui i geni di tutti i miei avi mi hanno dotata. Non incolpo nessuno, anzi, li ringrazio dei doni. E non mi pento di niente, come disse Edith Piaf, ma nei pozzi scuri in cui sprofondo al mattino, appena apro gli occhi, sento le lacrime che premono, nonostante la felicità che ho finalmente conquistato. Rompendo cappe e strati di roccia terziaria e quaternaria, vedo le altre donne che sono in me, sedute nel vestibolo, che mi guardano con occhi dolenti e mi sento in colpa per la mia felicità. Assurde brave bambine, mi circondano e danzano musiche infantili contro di me, contro questa donna fatta, piena, la donna dal seno sodo e i fianchi larghi, che per mia madre e contro di lei mi piace essere.